Perfetto. Ecco, adesso la vedo. Sì. Perfetto, è qui proiettata la, questa è la copertina del libro che andremo a presentare, appunto, Baldovino IV di Gerusalemme, un libro edito da Grafe, nella collana I condottieri. Appunto, il libro è stato scritto dalla nostra Ilaria Pagani, dall'autrice qui presente, che comunque non è un volto nuovo per noi di Radici nel Mondo, perché è sia stata una nostra guida in presenza, e con lei, ricordo, abbiamo fatto due, tra i vari, due bellissimi tour, uno su San Giovanni e uno a Piazza Vittorio, che tra l'altro adesso hanno completamente ristrutturato, quindi dovremmo tornare a vederla. E con lei abbiamo fatto anche un percorso di virtual tour, abbiamo fatto e in realtà anche faremo, ed è un percorso che ci dà la possibilità di continuare comunque a, ad incontrarci, ad imparare cose nuove, senza sentirci limitati dalla, dalla situazione. Sfruttiamo tutti gli strumenti che ci vengono messi a disposizione per andare avanti. Ma Ilaria Pagani non è soltanto una storica dell'arte, ma è anche il vice direttore della rivista Studi sull'Oriente Cristiano, che appunto si occupa di civiltà bizantina e di cristianesimo medio orientale. E quindi io penso che in questo suo percorso abbia incontrato questo Baldovino IV di Gerusalemme. Ilaria, è così? Sì, l'ho incontrato... Ti spiego, l'ho incontrato, in realtà io poi ho una formazione proprio da medievalista. Quando ho cominciato a lavorare per questa rivista, ovviamente sono entrata un po' più addentro nella storia del cristianesimo orientale e devo dire la verità, il direttore della rivista, che è il professor Gaetano Passarelli, ha anche la direzione di una collana che esce per Grafe Edizioni, dedicata ai grandi condottieri della storia. Quindi, volendo, se avete un pochino di tempo, potete andare a vedere sul sito della Grafe Edizioni quali sono gli altri titoli a disposizione. E va un po' da sé che, essendo io una medievalista, che essendo io comunque un po' addentro nelle faccende del cristianesimo orientale, perché comunque leggo tantissime cose che arrivano alla rivista, è venuto un po' da sé occuparsi di questo personaggio che ha un grandissimo fascino, lo ha, perché è un personaggio che, nonostante tutte le traversie che il destino gli riserva, riesce a tenere in pugno il regno di Gerusalemme con coraggio, con determinazione. E la domanda che viene un po' naturale, quello che fa poi amare il personaggio, soprattutto per chi lo scrive, è come ha fatto, qual è stata dove ha trovato la forza, da dove nasce questo spirito particolare del giovane re di Gerusalemme. Ecco, questo è il motivo per cui nasce questa breve biografia, che vuole essere anche un po' una ricostruzione dello spirito dell'epoca in cui il re ha vissuto. Perfetto, adesso riprendo un attimo il controllo e volevo invece condividere il sito internet, perché diciamo la presentazione di questo libro si inserisce all'interno di un percorso che stiamo facendo, all'interno di una rubrica che stiamo costruendo, e la rubrica ha proprio il nome Da Oriente a Occidente. Ora quello che vorrei fare è farvi vedere dov'è questa rubrica. Vi basterà andare sul sito di Radici nel Mondo, appunto www.radicinelmondo.it. Questa che state vedendo, credo, è la home page. E proprio al di sotto del banner trovate qui le rubriche. Cliccate sulle rubriche e si apre, e potete trovare qui la rubrica Da Oriente a Occidente. Vi si apre e qui vi trovate prima gli articoli che stiamo pian piano raccogliendo,
E se scorrete più in basso, invece sono raccolti quelli che sono gli eventi. Ad esempio, quando era la settimana scorsa, abbiamo presentato questo, un altro libro sul mitraismo, e qui invece avete la presentazione di oggi. Questo giusto per farvi vedere dove potete poi ritrovare tutto quanto il materiale che stiamo pian piano mettendo insieme. E quindi, entrando un po' nel vivo della nostra presentazione, io vorrei dire che sono molto contenta di fare questa presentazione a novembre, perché novembre è un mese importante per Baldovino, che all'età di 16 anni e con un esercito formato da qualche centinaia di cavalieri e qualche migliaio di santi, riesce a sconfiggere l'esercito del Saladino, che contava 30.000 elementi, mi sembra, ho studiato su internet, e lo sconfigge in quella che è ricordata come la battaglia di Monghisan, datata al 25 di novembre. Ora, dov'è Monghisan? Monghisan, si pronuncia così, Ilaria, correggimi. Monghisan. Monghisan è tra Tel Aviv e Gerusalemme. Quindi per oggi, in quelle che oggi, dove oggi sono posizionate Gerusalemme e Tel Aviv. E quindi Baldovino in questo modo riuscì a bloccare l'avanzata del Saladino verso la Siria. Verso Gerusalemme in particolare. Verso Gerusalemme. In questo caso sì, perché la battaglia diventa famosa per due motivi essenzialmente. Il primo è la palese inferiorità numerica dei cavalieri franchi che compongono l'esercito del regno di Gerusalemme, se confrontati con l'enorme potenza del Saladino, che ormai controllava un territorio che andava dall'Egitto fino a Damasco, l'Egitto, la Siria. Quindi adesso noi sui numeri non siamo poi così sicuri, ma certamente la superiorità numerica dell'esercito del Saladino era schiacciante. Poi anche lì basta vedere un po' la carta che riporta i confini dei principati, regni crociati dell'epoca, e si comprende come fossero assolutamente schiacciati una striscia di territorio sulla costa che va dalla odierna Turchia fino al confine meridionale dell'odierno Israele, una striscia appunto sul mare con una profondità di un centinaio di chilometri, 150 chilometri, e tutto intorno un mare di musulmani con questo capo, questo Saladino di origine curda, che ha un potere immenso, è in piena espansione in questo momento. Solo pochi anni prima, nel 71, ha preso definitivamente il controllo dell'Egitto. Quindi questo è il primo elemento di cui dobbiamo tener conto. Il secondo elemento è che, nonostante tutto, Baldovino IV di Gerusalemme riesce a ottenere una vittoria. Ma riesce ad ottenere la vittoria, e qui è la cosa molto interessante, perché pur essendo giovane, pur essendo già malato, e la malattia era conclamata e gli provocava già dei grossi problemi di validità fisica, è riuscito ad avere prontezza di pensiero e prontezza di azione. Perché in quel momento Baldovino si trovava con una piccola parte del suo esercito ad Acri. Saladino salta Acri per dirigersi immediatamente verso l'interno per cercare di arrivare a Gerusalemme, che ritiene sguarnita. Baldovino, invece di rimanersene arroccato nella sua fortezza sul mare, esce e gli corre letteralmente dietro fino a riuscire ad intercettarlo, ed è questa la battaglia di Monghisan. E addirittura il Saladino corre un grosso rischio di essere catturato dai nemici. Quindi è una vittoria schiacciante, che poi ovviamente all'epoca è stata in parte attribuita anche all'intervento del Cristo. È chiaro che questi cavalieri erano
assolutamente convinti di essere nel giusto, loro erano lì per liberare, per difendere, prima liberare e poi difendere il Santo Sepolcro di Gerusalemme. E la parte, diciamo, ideale non va mai dimenticata nella storia di Baldovino IV, cioè dobbiamo sempre pensare che non ragiona come un giovane uomo del nostro secolo, del nostro tempo, ma come un giovane uomo del XII secolo, cioè della sua epoca. E anche qui possiamo ricontestualizzare anche l'età, perché 16 anni a me sembrano veramente pochissimi. Bambino. Per guidare un esercito, non solo 16 anni con una gravissima malattia che era appunto la lebbra, ma in realtà la maggiore età veniva raggiunta a 15 anni, quindi si riteneva a questo punto che un giovane uomo, uso la parola giovane uomo non a caso, fosse perfettamente in grado di guidare l'esercito. Quello che lui fa è essere pronto nelle reazioni, essere coraggioso, non lasciarsi spaventare dall'incarico immane che ha e in parte anche non lasciarsi fermare dalla malattia, perché la lebbra era una cosa molto seria nel XII secolo. Volevo riprendere un attimo quello che dicevi tu appunto sulla componente religiosa, no? La forte componente religiosa che c'era in queste battaglie, perché ad esempio leggendo di questa battaglia di Mongisard si legge appunto che Baldovino si inginocchiò di fronte alla reliquia della Vera Croce e poi guidò il suo esercito, lui in prima fila con lo stendardo di San Giorgio e ancora questa croce portata a seguito della battaglia, quindi come proprio se fosse il cavaliere del Cristo. No, lui è il cavaliere del Cristo, perché quando i crociati arrivano a Gerusalemme arrivano per liberare il sepolcro del Cristo, ma hanno anche poi la responsabilità della custodia della reliquia della croce che si trovava a Gerusalemme. Poi la storia della reliquia della croce, un giorno, se avrete voglia e pazienza, potremmo fare una puntata anche su questo, perché ha un'importanza fondamentale anche per tutto il resto dell'Occidente. Ma insomma, andare in battaglia con la croce del Cristo era più che uno stendardo. Già dall'epoca di Costantino la croce di Cristo era ritenuta un vessillo militare in hoc signo vinces, e quindi è un emblema importante per la cristianità. Però in questo caso c'è di più, perché c'è l'associazione tra la croce e la sofferenza del re. Il re non nasconde la sua malattia, arriva a farsi portare in battaglia dal suo esercito in barella, alla fine della sua vita, cioè proprio ormai ha perso probabilmente l'utilizzo delle gambe, di una mano sicuramente, questi sono gli effetti della lebbra, probabilmente è praticamente cieco, ma nonostante questo non rinuncia a guidare il suo esercito, perché si identifica a questo punto con la sofferenza stessa. Nella sofferenza c'è la sequela di Cristo, è una mentalità che si sta sviluppando proprio nel XII secolo, quindi la religione è un aspetto fondamentale. Un esercito di crociati, vedere un re lebbroso che guida l'esercito, che si inginocchia di fronte alla croce per chiedere la protezione del Cristo, insomma, doveva fare una certa impressione. Non dimentichiamoci che quelle che noi oggi chiamiamo crociate non si chiamavano crociate, il termine crociata è un termine molto più tardo. In realtà loro partono come pellegrini, questo era un atto di devozione profonda, anche quando c'è stata la prima chiamata della prima crociata, quindi prima di Baldovino, è il Papa che chiama tutta la cristianità, poveri, ricchi, principi, a partire e a fare un pellegrinaggio armato. Ecco, il termine che si usava per descrivere i crociati era proprio i pellegrini che facevano il voto della croce, solo più tardi, dal Settecento in poi, anche per brevità di discorso, si utilizzerà il termine di crociate, però è un po' fuorviante. Sono dei veri e propri pellegrini. Se andiamo a leggere le fonti dell'epoca, qualcosa riporto anche nel testo, erano pellegrini, adesso sono diventati degli abitanti della Terra Santa. Quindi questo aspetto del pellegrinaggio e poi di diventare dei cittadini di quel luogo addirittura.
di sentirlo come qualcosa di assolutamente proprio. Esatto. Infatti io adesso, per capire un po' meglio tutta quanta poi la storia di Baldovino e la sua grande importanza, farei un attimo un passo indietro e ti vorrei chiedere come e quando nacque il Regno di Gerusalemme e un po' quali furono le città più importanti e più ricche durante questa presenza cristiana nel vicino Oriente. E se ne c'è, e se ce n'è qualcuna ancora molto importante oggi? Allora, è un territorio particolarmente martoriato, ecco. Dunque, come nasce? In realtà i pellegrinaggi al Santo Sepolcro di Gerusalemme si erano sempre svolti, almeno dall'età di Costantino, quando nel IV secolo c'è la prima monumentalizzazione dell'area del Calvario e del Santo Sepolcro. Pellegrini andavano e venivano nell'impero romano finché è durato l'impero romano, ma in realtà anche dopo le invasioni dei persiani e dopo le invasioni degli arabi nel VII secolo la situazione si era stabilizzata e anche sotto la dominazione musulmana i pellegrinaggi non armati, pellegrinaggi semplicemente di fedeli che volevano visitare il sepolcro erano in qualche modo garantiti. Garantiti perché? Perché esisteva per tutti i cristiani in Terra Santa, pur sotto una dominazione musulmana, un garante che era l'imperatore di Costantinopoli, che diciamo per di diritto, anche se non aveva più il possesso diretto delle terre che ora fanno parte di quella parte di Turchia, Siria, Libano, Palestina, Israele, e comunque aveva una funzione di garante, di dare la sua protezione a coloro che si recavano in Terra Santa. E questa situazione era durata, bene o male, fino a subito dopo il 1000. Cosa succede dopo il 1000? C'è una destabilizzazione di tutta l'area medio orientale perché alla presenza araba si aggiunge quella dei turchi selgiuchidi, che sono degli altri musulmani, ma che piano piano erodono spazio e conquistano parti di territorio bizantino e arrivano addirittura, proprio pochi anni prima dell'indizione della prima crociata, arrivano anche a conquistare la città di Gerusalemme, quindi è una destabilizzazione, ci sono dei massacri, cominciano ad arrivare in Europa le notizie di questa situazione molto difficile. Nella stessa Terra Santa conquistata dai Selgiuchidi e tornano invece i Fatimidi dell'Egitto che riconquistano nuovamente la città di Gerusalemme, siamo nel 1098, e tutto questo ovviamente aveva provocato in particolare nella città di Gerusalemme delle distruzioni al complesso monumentale del sepolcro e anche delle stragi di abitanti della città. Dovete immaginare, Gerusalemme è un po' un melting pot, cioè c'era un po' di tutto, c'erano i siri, i musulmani, i cristiani, i greci, gli armeni, tutti circolavano per la città di Gerusalemme. Quando queste notizie arrivano in Europa è solo a questo punto che si ritiene opportuno trasformare il pellegrinaggio in pellegrinaggio armato. Questo è sentito come un dovere perché la fede cristiana permea qualunque aspetto della società medievale. Non si può pensare che la religione fosse un altro aspetto della vita dell'epoca. Quindi quando il Papa chiama la cristianità ad andare a liberare il sepolcro, la cristianità risponde. I crociati partono in massa, ci sono prima addirittura delle partenze di contadini, di povera gente che poi saranno tutti massacrati in Asia Minore, ma poi partono i cavalieri, partono gli armati, che dovranno conquistarsi anche delle belle fette di Asia Minore, perché per esempio devono andare prima a transitare attraverso l'impero bizantino passando per Costantinopoli, entrare in Anatolia, e in Anatolia si trovano subito di fronte i turchi. E devono prima prendere la città di Antiochia, se guardate la piantina Antiochia è un po' la porta per entrare da quel lato nella Terra Santa, Antiochia che era stata una delle grandi città ellenistiche.
che però probabilmente a quell'epoca aveva sì e no 20.000 abitanti, non era più così grande come lo era stata in epoca greco-romana, quando probabilmente aveva raggiunto i 300.000 abitanti. Era una delle città più, le grandi capitali dell'impero, insieme a Roma, Costantinopoli, Alessandria d'Egitto. Ma in ogni caso era una porta per cui bisognava passare. E sarà proprio Antiochia la prima ad essere conquistata dai crociati. Siamo tra il 1097 e il 1098, e poi man mano l'esercito dei crociati, che era di circa 150.000 persone, quindi comincia a essere un buon numero, scendono e riescono a ritagliarsi una serie di possedimenti lungo la fascia costiera, appunto quello che oggi è il Libano, Israele, e poi ad arrivare nel 1099 alla conquista di Gerusalemme. Il risultato di questa prima crociata è la formazione di regni, chiamiamoli così, di potentati latini, perché questi cavalieri sono cavalieri latini di fede cattolica, di fede romana, ci dicono le fonti, quindi cattolica romana, che si vanno a impiantare in una realtà che dal punto di vista politico, culturale, linguistico è totalmente diversa dalla loro. Questi cavalieri poi sono per la stragrande maggioranza di origine francese. Quindi voi potete immaginare che immissione di cultura di tipo diverso. Si forma così una contea di Edessa, la vedete nella piantina, un principato di Antiochia, una contea di Tripoli e infine un regno di Gerusalemme. Il regno di Gerusalemme ovviamente è il più importante. Perché è il più importante? Perché ha un valore ideale, ovviamente, perché Gerusalemme è la capitale. Quando i crociati entrano, qui si capisce proprio lo spirito, entrano nella città di Gerusalemme, bisogna eleggere un capo, si sceglie Goffredo di Buglioni, tutti quanti lo conosciamo dai libri di storia, un nome famosissimo, ma Goffredo non prende il titolo di re per un motivo molto chiaro, che nessuno può essere re in Gerusalemme se non il Cristo. Quindi fa un atto di umiltà e di fede che però non è strano, è perfettamente in linea con l'aspetto religioso del pellegrinaggio armato. Solo dopo, alla morte di Goffredo, il regno passa al fratello e dal fratello in poi abbiamo il re ufficialmente. Goffredo di Buglione era solo l'advocatus del Santo Sepolcro, ovvero il difensore del Santo Sepolcro. È ovvio però che chi reggeva il potere a Gerusalemme rispetto a tutti gli altri potentati aveva un prestigio, un'importanza molto maggiore. Cosa succede? Che già dalla metà, già dagli anni 20 del XII secolo si instaura un sistema feudale alla francese, diremmo, con una terminologia moderna, in cui abbiamo il re di Gerusalemme e una serie di stati vassalli. Questi stati vassalli saranno sempre in lotta tra di loro, in realtà si riuniscono soltanto quando hanno da fronteggiare un nemico comune, soprattutto quando ci sarà la grande avanzata appunto del Saladino, che è un po' l'alter ego poi del nostro re Baldovino, perché probabilmente anche Saladino dall'altra parte aveva la stessa consapevolezza dell'importanza della sua missione. Anche il Saladino vuole Gerusalemme, perché anche per lui Gerusalemme è città santa, quindi ci troviamo con due personaggi di rara grandezza che si devono fronteggiare. Le città anche qui, noi è difficile avere dei numeri precisi dal punto di vista della demografia nel Medioevo, però se vogliamo farci un po' un'idea della situazione nel XII secolo, dobbiamo pensare un po' a che cos'erano le città europee dell'epoca. Le più ricche erano quelle, diciamo, della striscia tra l'Italia centrale e l'Italia del nord, fino alle Fiandre. Queste sono le città più importanti, perché sono città commerciali, quindi ricche. La demografia non è che ci dica tantissimo, perché dobbiamo fare un po' le proporzioni con una popolazione europea che all'epoca probabilmente era intorno ai 50 milioni di persone, forse meno. Però comunque una città importante
poteva avere 40-50 mila abitanti. Un caso particolare è Parigi, ma anche qui, perché poi Parigi ha una valenza importante anche dal punto di vista simbolico, che diventa una grande città alla prima del XIII secolo, arriva a raggiungere i 200 mila abitanti, ma è una cosa rara. Roma all'epoca forse non arrivava ai 50 mila. Caso molto diverso, che attraversano i nostri crociati e che doveva fare una certa importanza, una certa impressione, era la città di Costantinopoli. Ecco, la città di Costantinopoli invece era una questione molto diversa, perché la città aveva probabilmente intorno ai 500 mila abitanti, quindi è una città nel senso moderno del termine, ricchissima, piena di ogni lusso, sia diciamo effimero che dal punto di vista culturale si potesse immaginare. Quindi l'impatto di questi cavalieri occidentali che arrivano a Costantinopoli, insomma, l'impressione che ne ricavano è veramente grande. Le cronache dell'epoca del XII secolo dicono Costantinopoli è la regina, la sovrana di tutte le città. Se invece poi passiamo in Anatolia e arriviamo nella Terra Santa, qui la situazione è un po' diversa, perché comunque l'elemento latino nel regno sarà sempre una minoranza. Probabilmente all'epoca di Baldovino IV, quindi nella seconda metà del XII secolo, i latini in Oriente, in oltremare così si diceva, erano forse 150 mila stabili in un regno di Gerusalemme che forse non arrivava nemmeno alle 600 mila persone, quindi comunque erano una minoranza anche all'interno del loro regno. Però dal punto di vista culturale è chiaro che si sono ambientati, hanno mantenuto la lingua francese, sicuramente era la lingua di corte, la lingua dei cancellieri, ovviamente il latino accanto al francese, ma ovviamente dovevano imparare le lingue locali. Quindi possiamo immaginare nell'educazione di un re la lingua degli arabi, dei siri, degli armeni, perché gli armeni sono una componente molto importante. C'era un regno di Armenia cristiano incuneato tra la contea di Edessa, i domini di Costantinopoli e l'avanzata dei turchi. Questo regno di Armenia, pur non di fede cattolica, costituiva comunque un potenziale alleato. Molti re di Gerusalemme, soprattutto i primi, sposano delle principesse armene. Le politiche di alleanza erano molto, molto importanti. Quindi dobbiamo immaginare una cultura molto, molto particolare. Ma Gerusalemme non era però una città dal punto di vista economico e demografico particolarmente importante, perché non era sul mare, non era nemmeno lungo le vie carovaniere principali. Aveva un'importanza che era dovuta al fattore spirituale, era una città di pellegrinaggio e poi anche la sede ufficiale del regno. Però scorrendo il libro vi renderete conto che questi re sono sempre in campagna militare, quindi pur avendo una reggia a Gerusalemme, probabilmente stanno sempre, le campagne durante i mesi estivi erano continue. Quindi dobbiamo un po' dimenticare… No, prego, dobbiamo prego. Dimenticare un po' il concetto di città come lo pensiamo noi. Forse la grande città era Damasco. Ecco, Damasco, la Damasco di Saladino, sì, era una grande città, si dice che avesse 400 e passa moschee, più di 100 madrase. Come grande città, quando Saladino le conquista, devono essere anche Alessandria e il Cairo. Ma dal punto di vista del regno latino abbiamo la fascia costiera, Tiro, Sidone, Acri, Beirut, che sono delle piazze forti, delle città, dei porti fortificati, non sono delle grandi città, hanno una valenza commerciale molto importante, perché sono comunque lo scalo della logistica. Dobbiamo pensare anche al continuo afflusso di merci dall'Occidente e di cavalieri in un regno appunto circondato dai musulmani, e trasporti di cui peraltro si occupavano gli italiani.
c'era anche la componente italiana sulla costa molto forte, ecco. C'erano tra i cavalieri, ma i normanni dell'Italia meridionale, ma c'erano anche, per esempio, Guglielmo Lungaspada, il figlio del marchese del Monferrato. C'erano tra i cavalieri, ma c'erano soprattutto tra i mercanti che diremmo oggi si occupavano della logistica. Tanto più che, come saprai, i latini, soprattutto i genovesi e i veneziani, proprio nel XII secolo riescono ad avere moltissime concessioni commerciali a Costantinopoli e sono una componente molto grossa della popolazione anche a Costantinopoli, perché si pensa che su 500.000 della città almeno un 80.000 fossero, forse non tutti italiani, ma insomma, ecco, latini. Perfetto, Ilaria, grazie. Io volevo anche riprendere, qualcosa già ci hai detto e volevo tornare un po' su quei punti, provando a immaginare con te come fosse questo regno, cioè l'atmosfera, era più un'atmosfera tipo corte francese o tipo sultanato orientale? Bella domanda, sì, e qui bisogna un po' stare attenti a non farsi trascinare dalla fantasia. Però ci sono dei testi che ci danno delle indicazioni, il più importante dei quali è appunto questo passo di Pulcherio di Chartres che io cito, ma in realtà non lo cito solo io, è forse uno dei passi più citati per descrivere diciamo l'atmosfera culturale del regno crociato, che ci dice che questo gruppo di latini che vive in Oriente piano piano assorbe dalla cultura locale, cominciano pian piano a vestirsi come i locali, cominciano a rendersi conto che la medicina in Terra Santa forse era più conveniente appoggiarsi ai medici locali che non a quelli occidentali, non voglio fare un discorso di superiorità e inferiorità, era proprio perché lì c'erano delle malattie dovute alla diversa situazione geografica e di temperature, di vita, di alimentazione. Ovviamente questi crociati che venivano dall'Europa avranno avuto i loro problemi di adattamento. Quindi sicuramente la medicina è uno di quegli elementi che viene subito riconosciuto come importante sul luogo, ma poi appunto l'abbigliamento, usare i cammelli, usare gli animali locali, intrattenere dei rapporti civili con la popolazione locale, lasciare per esempio che gli arabi possano, i musulmani in generale, possano commerciare lungo le vie carovaniere che univano la costa ad Aleppo, a Damasco e poi più in là ancora, senza che ci fossero particolari problemi, insomma un sistema di convivenza. Ovviamente il rischio è che, pensando questo, si pensi anche che in realtà stavano bene, avevano portato la loro cultura francese, è l'epoca dei romanzi di Chrétien de Troyes, dell'epopea bretone, no? Quello che noi consideriamo la cultura della cortesia europea con determinati valori del cavaliere e la dama. Questo è senz'altro tutto vero e faceva parte della loro cultura di origine, che si mischia con la cultura locale, però è anche vero che si viveva in un continuo stato di guerra, in un continuo stato di conflitto, sia all'esterno, quindi conflitti contro il nemico musulmano, ma anche all'interno. Leggendo la storia del regno ci si rende conto che questi baroni sono in continua competizione per arrivare al potere, e che uno dei motivi per cui Baldovino IV, nonostante la malattia, riesce a diventare re è proprio perché forse lo ritengono debole. Diventa re a 13 anni. Nonostante è un po', diciamo, una parola di corrente quando si parla di Baldovino, noi diciamo sempre sì. nonostante la sua malattia fu uno dei più grandi, e appunto nel tuo libro appunto scrivi il modello del Miles medievale. Sì, e perché allora di questa sua sofferenza, cioè divenne un punto quasi cardine della sua
del suo governo, diventa. Lo diventa perché lui si trova, intanto al momento della sua nascita, in realtà non era segnato il suo destino, nel senso che lui era il nipote del re, ma se il re avesse, re Baldovino IV avesse, Baldovino III, scusate, avesse avuto dei figli, lui non sarebbe mai diventato re. Però cosa succede? Che questo Baldovino III muore senza fare in tempo a nominarne erede, diventa erede suo fratello Amalrico, che è il padre di Baldovino. A questo punto le cose cambiano, c'è una linea di successione. Cosa succede? Che però alla morte del padre nel 1174 questo bambino è, si sa, già lebbroso, perché lo hanno già scoperto, lo scoprono molto presto, e lo scopre il suo tutore, il cancelliere del regno, Guglielmo di Tiro, che poi ce lo racconta, ci racconta direttamente, si percepisce proprio la tragedia, perché dovete immaginare questo bambino, la scena è questo bambino che gioca con gli altri bambini, e però non piange mai, se gli altri lo picchiano, gli altri lo pizzicano, gli altri gli danno fastidio, lui non piange mai, si scopre che non ha sensibilità al dolore, e questo è uno dei primi segni che all'epoca si associavano appunto alla lebbra. Non abbiamo tante altre notizie, però a questo punto ce lo possiamo immaginare che la notizia si sia diffusa subito. Il bambino ha 9 anni, lo avranno anche curato, avranno chiamato i migliori medici dell'epoca, cristiani o musulmani che o greci che fossero. Fatto sta che quando il padre muore, il ragazzino ha 13 anni e viene eletto re. Come mai? Ma proprio perché gli altri baroni, che dovevano comunque confermare e sorreggere la regalità, pensano che possa trattarsi di un re di comodo, un burattino facilmente manovrabile. Baldovino ha una sorella di poco più grande di qualche anno più grande di lui. L'idea è, trovo io il candidato giusto per farla sposare, così quando poi il lebbroso sarà fuori gioco, perché morirà presto, non si aveva una grande aspettativa di vita, io potrò controllare il passaggio del potere, perché il marito della Sibilla, cioè della sorella di Baldovino, è un mio candidato. Quindi questi giochi di potere interni c'erano. E c'è anche l'altro elemento, che è quello della legittimità della regalità, che non poteva essere ignorato neanche dai grandi vassalli, dai grandi baroni dell'epoca. Quindi l'alta corte ratifica che Baldovino IV è il re, gli danno un reggente, un tutore che è il cancelliere del regno Guglielmo di Tiro, e un capo militare che è il conte di Tripoli, in modo da poter gestire l'esercito, perché il punto è anche, non facciamo vedere che c'è un vuoto di potere, perché il vuoto di potere a Gerusalemme poteva essere l'occasione che Saladino aspettava per un attacco e per riprendere la città. Quindi tutti questi fattori contribuiscono al fatto che la sua elezione non viene messa in discussione. Ma nel giro di poco, a 15 anni, quindi veramente in un momento, il ragazzo diventa maggiorenne, e lì c'è la sorpresa, perché non è rassegnato alla sua malattia. Questa malattia non viene nascosta, anzi viene esibita, perché a questo punto il fatto di andare in battaglia e di continuare ad andare in battaglia anche quando poi le condizioni fisiche sono peggiorate notevolmente, implica mostrare la propria debolezza fisica. Questa debolezza fisica, un po' se si va a vedere i salmi, Dio può innalzare l'umile e il debole alle più grandi altezze. Ciò significa che se questo ragazzino riesce a fare quello che fa, questo giovane uomo, è perché Dio ha deciso che lo deve fare lui. E quindi c'è l'aspetto della missione religiosa. Questa cosa non poteva non fare impressioni all'epoca, ne faceva tanta, cioè c'era questa aura, questo carisma che lui evidentemente emanava, che veniva percepito sia dai suoi sia dai rivali, perché insomma, e ad esempio lo vediamo Baldovino nel film Le Crociate, traduzione italiana di The Kingdom of Heaven.
Baldovino andare in battaglia con questa maschera argentata, molto elegante, molto bella, ma comunque una maschera che gli copriva il viso. Sì, allora il punto è questo, che la lebbra era una malattia endemica, conosciutissima anche in Europa. Allora, se noi andiamo un po' a vedere, qui, questo è un altro aspetto importante, come veniva considerata la lebbra all'epoca, perché non si tratta semplicemente di una malattia, ma una malattia che provoca una totale esclusione sociale. Nel Vecchio Testamento la lebbra equivale a un peccato, cioè se sei lebbroso è perché Dio ti ha condannato, questa lebbra, questa deformità fisica è una conseguenza del peccato, questa era un po' la mentalità. Nella lettera papale del 1181, che si preoccupa per le sorti del regno di Gerusalemme, si dice però Dio ha colpito il regno di Gerusalemme nella persona del re, quindi è come se si volesse dire, tra le righe, era una cosa abbastanza diffusa, che se c'è la lebbra c'è una colpa. Questo tipo di mentalità era diffusissimo all'epoca, forse un po' meno in Terra Santa, perché erano forse più abituati, c'era una maggiore libertà anche di trattamento nei riguardi del lebbroso, ma comunque la lebbra implicava l'isolamento, l'esclusione totale del soggetto. Questa era di norma il destino di un, e si pensava anche che fosse contagiosa. Noi oggi sappiamo anche come e perché si trasmette, che la trasmissione non è facilissima, insomma, oggi con le conseguenze scientifiche. Però la cosa che mi faceva un po' non ridere, per carità, ma riflettere, che ho capito solo dopo aver scritto il libro, è quanto in realtà siamo in una situazione che ci somiglia molto nei giorni che stiamo vivendo adesso. Insomma, le gravi malattie che creano sospetto verso l'altro, insomma, non è la prima volta nella storia dell'umanità, fa un po' pensare. Comunque, fatto sta che questo tipo di mentalità comincia a cambiare proprio nel XII secolo. Perché? Perché se nel Vecchio Testamento la lebbra è peccato, nel Nuovo Testamento noi abbiamo Gesù Cristo che invece risana il lebbroso, e quindi c'è un diverso rapporto con la sofferenza. Il Nuovo Testamento è il diverso rapporto con la sofferenza umana, è come se la sofferenza umana venisse rimessa in uno schema dove trovo un senso, che è proprio quello della sofferenza di Cristo. Questo passaggio mentale è proprio quello del XII secolo. La storia che io cito di Roberto il Guiscardo, una leggenda che dice Roberto il Guiscardo trova un lebbroso che si è perso nella foresta e si sta facendo sera, lo prende, lo accoglie, lo porta a casa sua, lo copre, lo sfama, lo fa dormire nella stanza al riparo. Il giorno dopo il lebbroso è scomparso, ma Roberto il Guiscardo ha una visione in cui il Cristo gli dice: il lebbroso ero io. Voi capite che c'è un passaggio, e non a caso alla fine di questo secolo noi troviamo San Francesco d'Assisi. Mi ha rubato la domanda, Ilaria. Sì, sì. Quindi sì, diciamo, quindi Baldovino e San Francesco, con loro due in qualche modo comincia a cambiare, diciamo, radicalmente la percezione il simbolismo legato alla, sì, allora, alla lebbra. Noi Baldovino IV lo possiamo mettere un po', siamo verso la fine del Medioevo, lo mettiamo in rapporto con un altro personaggio che per il Medioevo è stato un modello fondamentale, che è Costantino. È molto conosciuta la leggenda che dice Costantino era prima un persecutore dei cristiani e proprio per questa sua colpa si era ammalato di lebbra. Eccolo qui, da dove nasce tutto, no? La lebbra è un peccato ed è conseguenza delle azioni nefande di questo imperatore. Quando Costantino si converte e diventa cristiano e rinuncia a perseguitare i cristiani, guarisce dalla lebbra perché è stato perdonato. Alla fine di tutto questo percorso troviamo un re che non guarisce dalla lebbra, prende questa lebbra e la porta di fronte a tutti, e il suo esercito, possiamo un po' immaginare, no, la situazione.
questo esercito schierato, pronto per la battaglia, con gli stendardi, con la croce, con la vera croce, la reliquia della vera croce di fronte, e il re portato quasi a braccia, con i segni della lebbra che non riesce quasi a muoversi, insomma, questo è mostrare i segni della sofferenza. E quindi, se io riesco ad essere qui, ci deve essere qualcuno che mi sta portando, e questo qualcuno è appunto il Cristo, ed è Gerusalemme. Quando nel film dice io sono Gerusalemme, nel film è molto interessante, perché sì, in realtà Ridley Scott fa un discorso che diciamo veste storia antica, ma in realtà sta parlando di quello che è successo nel mondo occidentale dopo l'11 settembre, la guerra in Iraq, eccetera, eccetera. Da lì nascono alcuni dialoghi del film, la religione è una follia, meglio stare lontani dalla religione, che sono assolutamente impossibili nel XIX secolo, proprio per i motivi di cui parlavamo prima. Però se invece andiamo a guardare i comprimari, cioè non il protagonista baliano che è totalmente stravolto, ma i personaggi, diciamo, che sono sul fondo ma sono importanti, come Saladino, come Baldovino, come Rinaldo, secondo me anche Rinaldo di Châtillon è ben, forse un po' eccessivo, ma caratterizzato, e sono loro che fanno dei discorsi invece più attinenti alla realtà storica. Quando i due si incontrano, Saladino, e è una bellissima scena, il Saladino e Baldovino IV nel film, sono molto cortesi l'un l'altro, si riconoscono come grandi capi l'un l'altro, c'erano dei codici di cavalleria comunque, che, di onore, di cavalleria, che ci sono in tutti gli eserciti del mondo. C'è l'offerta per esempio del medico, se vi ricordate il film, no? Saladino, prima di salutare, dice vi manderò i miei medici, non era strano probabilmente, ma la cosa interessante è che Baldovino dice io sono Gerusalemme, sono io, quindi è la consapevolezza, e questo secondo me nel film è ben reso. Il titolo originario, Il Regno dei Cieli, è forse più attinente, perché è quello che i cristiani pensavano di andare a vedere, di trovare una realizzazione della Gerusalemme celeste in terra. Poi i costumi, il film è girato in Marocco, sono gli stessi posti dove hanno girato Il Gladiatore in pratica, no? Però è chiaro che lì si tratta di un film, deve raccontare una storia, deve raccontare una storia d'amore, per esempio la storia tra Baliano e Sibilla è completamente inventata, Baliano addirittura sposa la matrigna di Sibilla, figuriamoci. Sibilla in realtà, ecco per esempio il rapporto col marito totalmente fuori dalla storia, perché questo sarebbe un altro capitolo molto interessante, lì probabilmente Sibilla se l'era scelto questo secondo marito, Guido di Lusignano, è tutt'altro rispetto a quello che vediamo nel film, però di film si tratta, quindi non è quello il punto. Comunque, visto che la domanda è uscita, io vi consiglio magari dopo il libro di andare a vedere, adesso si trova la versione integrale del film, che non è quella uscita in sala, ma appunto quella che il regista voleva, che secondo me è molto migliore perché recupera delle connessioni, per esempio compare Baldovino V, che invece nella versione che abbiamo visto al cinema non compariva, per cui certe cose non si incastravano proprio, ecco. Però come atmosfera a me è piaciuto tanto come film. Scene di battaglia bellissime. Ecco, le scene di battaglia probabilmente sì, ci sono. La marcia nella calura estiva, in luglio, l'importanza degli approvvigionamenti d'acqua per l'esercito, e il fatto che poi le battaglie si tendono a svolgersi sempre negli stessi luoghi, l'esercito si riuniva sempre in quei luoghi perché c'erano le fonti, oppure il guado del Giordano, insomma ci sono degli elementi che sono, secondo me dal punto di vista delle scene di battaglia, sono le più belle, insomma, ecco. Sì. Ho recuperato un pezzo del una parte del tuo libro che mi era piaciuta molto, e noi prima abbiamo utilizzato il termine nonostante, ma nel libro si scrive malgrado,
Sì. Quindi adesso leggo: malgrado la sua malattia, i franchi gli erano fedeli. Lo incoraggiarono sempre in tutti i modi, erano contenti di averlo come sovrano. Si preoccupavano che mantenesse il potere, ma non facevano attenzione alla sua lebbra, gli ubbidivano. In questo malgrado sta tutto il senso della storia che abbiamo raccontato. Malgrado le sofferenze, Baldovino IV fu uno dei grandi condottieri della sua epoca e dimostrò grandezza di animo e coraggio. È un dato di fatto. A me è quello che più interessava mettere in luce, perché certamente dal punto di vista della grande storia è stata una brevissima parentesi. Subito dopo la morte di Baldovino IV la situazione precipita, quindi che questo re avesse carisma e che fosse riuscito a tenere in piedi questo regno di Gerusalemme nonostante le discordie interne dei vari principi, che poi alla fine tutti ne riconoscessero la legittimità e la regalità, è un dato di fatto che gli consente di ottenere delle vittorie che sono abbastanza inspiegabili in un altro modo. Ma poi evidentemente aveva anche capacità di pianificare, probabilmente aveva anche degli ottimi consiglieri. Ma sta di fatto che subito dopo la situazione precipita, perché il marito di Sibilla, che deve gestire la situazione come possiamo dire reggente per il futuro Baldovino V, non è all'altezza della situazione. La figura di Guido di Lusignano è molto controversa nelle fonti. Alcuni dicono che era un po', posso usare un po' un dialettale romano, un sortentenna, che non era stato capace di prendere in mano la situazione, di andare con coraggio contro il Saladino come aveva fatto appunto Baldovino IV. Ma in realtà lì c'è dell'altro, che probabilmente gli altri baroni non lo vedevano di buon occhio, lo volevano far fuori in qualche modo, non aveva evidentemente la stessa altezza morale e carisma che aveva il re precedente, quindi una sua non l'hanno aiutato molto, ecco, a mantenere il polso della situazione. Fatto sta che nella battaglia, chiamiamola la battaglia finale, quella del 1187, Guido di Lusignano viene non solo sconfitto, ma anche catturato dal Saladino, viene preso in ostaggio e a quel punto Saladino a campo libero arriva fino a Gerusalemme e dentro Gerusalemme c'è il vero Baliano Ghibelin che difende la città, ma alla fine la consegna dietro pagamento di riscatto, ovviamente, come si faceva all'epoca, non così per buon cuore del Saladino. E a quel punto Gerusalemme è persa per sempre, è la fine del regno crociato. Guido sarà poi liberato, tornerà ad Acri con Sibilla. Il bambino, il figlio di Sibilla, che era figlio però di un precedente matrimonio, viene incoronato, ma muore subito praticamente. E quindi il potere in realtà rimane in mano a questo Guido di Lusignano, che però non riesce a tenere la situazione. Arrivano poi dei nuovi crociati, quella che noi chiamiamo la terza crociata, la crociata di re, quella del Barbarossa, di Riccardo Cuor di Leone, che vengono a dare manforte nel 1189, ma non riescono a recuperare la situazione. Tanto più che poi Guido di Lusignano viene un po' estromesso, no? Riccardo Cuor di Leone conquista Cipro e danno praticamente a Guido di Lusignano Cipro cambio di Acri, in pratica, che rimane la capitale di questo piccolo regno a questo punto di Gerusalemme, che si restringe a quelle poche città costiere, Tiro, Sidone, Acri, e che resisterà fino alla fine del 200, quando ci sarà poi la caduta di Acri definitiva. Questa è la situazione, quindi i successori non sono più riusciti a riconquistare, cioè, per un breve periodo c'è stato Federico II che è riuscito a fare un trattato col Saladino, ma insomma è stato veramente un fuoco di paglia.
in realtà un po' gli europei non hanno più la stessa spinta ideale, un po' in Terra Santa ormai le situazioni sono completamente cambiate. Fatto sta che con Baldovino IV noi abbiamo la fine, con la sua morte nel 1185, la fine del Regno di Gerusalemme. Quindi evidentemente è stato lui che è riuscito a tenerlo ancora con le unghie e con i denti, ecco, potremmo dire. Sì. Va bene, mi sembra che abbiamo raccontato molte cose, tantissimi spunti, e io invito tutti quanti a leggere questo libro, che è anche in formato ebook, quindi se volete potete cominciarlo a leggere anche questa sera, perché si scarica in un attimo. Sì, non è... Guarda, ve lo faccio vedere, così vi rendete conto che non è un mattone, è molto, la collana mira ad essere molto accurata dal punto di vista storico, quindi c'è tutto un apparato di note, di rimandi, di bibliografia, se uno poi è incuriosito e vuole approfondire l'argomento delle crociate o alcuni aspetti dell'argomento, insomma ce n'è, però in realtà vuole essere uno strumento anche agile per avvicinare un personaggio in particolare, per cercare di capire l'atmosfera dell'epoca. E quindi noi chiediamo se ci sono delle domande da chi ci ha seguito, se volevano approfondire degli aspetti particolari. Per ora non ci sono domande, mi dicono. Tu, Andrea, domande? Neanche lui ha domande. Ho raccontato troppo, probabilmente. Hai raccontato troppo, Ilaria. No, vi consiglio magari, ecco, se avete un po' di tempo, di andare a vedere nella rubrica appunto di Da Oriente Occidente, da Oriente Occidente? Su Radici del Mondo, la parte su San Francesco e il Sultano. Perché è un po' così, continua un po' l'argomento del rapporto tra il cristianesimo e l'islam tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo. E poi appunto di andarvi a rivedere questa versione integrale del film, perché può essere interessante così vederlo con un altro occhio, ecco, che è quello un po' del lettore di storia, di quello che si è informato sull'argomento, e quindi vedere meno la storia, i costumi, e più altri aspetti, non so, dialoghi, come vengono costruiti, insomma, è molto interessante. Io l'ho trovato interessante fatto dopo, ecco. Se non ci sono domande, noi possiamo salutarci. Io ti ringrazio tantissimo, Ilaria, perché alla prossima puntata. Ci rivedremo a breve per qualche virtual tour, sicuramente, poi definiremo bene il calendario, i titoli, gli appuntamenti e tutto quanto. E ti ringrazio veramente per questa serata insieme e questa presentazione. È stato un piacere e a presto. A presto, Ilaria, ti saluto. Ciao, saluto, allora, tutti, saluto quanti, tutti quelli che ci hanno seguito. Sì. Saluto a tutti e speriamo di vederci presto per un'altra occasione. A presto. Ciao, Ilaria. Ciao, arrivederci a tutti quanti. Arrivederci.